Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video volevo parlarvi del mio viaggio in Croazia. Volevo condividere con voi quello che ho visto, le mie impressioni e brevemente darvi qualche piccolo consiglio, ovviamente basato sulla mia minima, minima esperienza. Quindi, insomma, è un video proprio di condivisione della mia esclusiva esperienza. Abbiamo pensato di andare nella parte alta della Croazia, quindi ci siamo arrivati con la macchina. In particolare abbiamo scelto l'isola di Kirk. Ora io ve la faccio vedere sulla mappa. In italiano è l'isola di Veglia, è vicino all'Istria praticamente. Questa è l'Istria e qui c'è l'isola di Kirk, che è questa, ve la avvicino. Questa qua è l'isola di Kirk. E la particolarità di quest'isola è che è collegata alla terraferma con un ponte. Il ponte è a pagamento in entrata, nel senso che quando voi entrate sull'isola dovrete pagare un pedaggio che, se non ricordo male, più o meno equivale ai nostri 5 euro, perché lì non ci sono, non c'è l'euro e ci sono le cune. Ora poi vi parlo anche di quello. Invece in uscita non si paga, quindi il pedaggio si paga solo quando voi arrivate sull'isola, ma non quando uscite dall'isola. Questo da sapere, però è comodo perché, essendo collegato con un ponte, non essendo quindi vincolato all'orario del traghetto, insomma, tutta una serie di dinamiche che poi fanno perdere più tempo con un traghetto, è comodo perché appunto permette di girare anche delle parti della Croazia che si trovano fuori dall'isola. Anche se noi poi abbiamo scelto comunque di girare bene l'isola e di fare soltanto una, come dire, una tappa fuori dall'isola, ma questo poi con ordine ci arrivo e vi parlo di tutto. La prima cosa importante è appunto che non c'è l'euro, ci sono le cune. Le cune sono queste. Ve le faccio vedere per curiosità e non perché sia importante che voi le vediate prima, ma queste sono le cune. Ecco, e ho anche tenuto qualche monetina, sono queste. Queste qua sono le cune, spero che voi le vediate abbastanza bene. Ok, queste sono le cune. Una cuna equivale all'incirca a 7 euro, 7 euro e mezzo, insomma, più o meno, prendeteli come valori indicativi. Però lo svantaggio delle cune è che noi non siamo più abituati, o meglio, comunque almeno noi personalmente dico, non siamo più abituati a fare il cambio, a calcolare il cambio, perché viaggiando molto spesso in paesi che comunque hanno l'euro, diciamo, abbiamo un po' perso questa abitudine, quindi non eravamo più abituati a dover fare il conto di quanto vale, quanto stiamo spendendo, eccetera. Quindi diciamo che è stato un pochino più faticoso da questo punto di vista, perché ogni volta dovevamo cercare di capire quanto stavamo spendendo. Quindi, insomma, questo è stato un pochino, diciamo, la parte un pochino più noiosa del viaggio. Detto questo, che è molto pratico, le cose veramente che ci hanno colpito della Croazia, dell'isola di Kirk, che è quella che noi abbiamo visto, è la sua incredibile manutenzione, perché è tenuta in un modo eccellente. Sono luoghi pulitissimi, ben tenuti, cioè proprio veramente una cosa che ci ha lasciato senza parole, perché è tutto pulito, tutto ben tenuto, tutto curato. C'è un'attenzione per il turismo che è veramente altissima, quindi sono attrezzati. Tanto per farvi un esempio, lì dal nostro residence c'erano un po' di spiagge. Ogni spiaggetta, anche se magari erano tutte una vicina all'altra, aveva i servizi igienici, aveva i lettini, aveva l'ombrellone, quindi era veramente attrezzatissima. Cosa che io devo dire, in Italia non ho trovato quasi mai a quel livello, non a quel livello comunque. La Croazia mi è piaciuta tantissimo, soprattutto per i paesaggi, per i luoghi, per i paesini caratteristici che abbiamo visitato, quindi davvero un luogo molto molto carino. Ma devo dire che mi è piaciuto anche molto appunto questo aspetto di cui vi parlavo prima, della manutenzione, di quanto sia ben tenuta, e anche per l'accoglienza delle persone. Le persone sono molto accoglienti, molto gentili. In quest'isola quasi tutti parlano italiano e si sforzavano di parlare italiano il meglio possibile, quindi anche questa è stata davvero una cosa che ho apprezzato.
In ogni caso, chi non sa l'italiano sa l'inglese, perché quasi tutti sanno l'inglese. Io non lo sapevo l'inglese, quindi a me è servito poco, però il mio compagno sì, quindi in qualche modo si riesce sempre a comunicare. Ma andiamo con ordine. Noi siamo stati una settimana in Croazia, siamo arrivati, anzi in realtà siamo stati una settimana e un giorno, quindi 8 giorni. Siamo arrivati nel tardo pomeriggio perché appunto siamo partiti con la macchina, abbiamo fatto una tappa, insomma, abbiamo viaggiato con molta calma e quindi siamo arrivati poi lì nel tardo pomeriggio. Siamo subito stati accolti dal proprietario del residence in maniera eccellente, era lì che ci aspettava, è stato gentilissimo, ci ha fatto vedere la casa che era pulitissima. Io qui non è che voglio fare pubblicità, perché a me fare pubblicità a questo residence davvero non mi cambia nulla e non mi porta in tasca niente. Però io ve lo voglio segnalare, si chiama Appartamenti Kvarner, ve lo scrivo qua sotto ovviamente perché le mie pronunce sono sempre tutte molto particolari, e vi lascio anche il link del residence in descrizione, quindi se volete dargli un'occhiata potete farlo, potete accedere direttamente, ed è davvero un residence bellissimo perché è tenuto bene, molto moderno, vicino alla spiaggia, i proprietari erano gentilissimi, era attrezzato, c'era il terrazzo, era vista mare, insomma davvero c'era tutto quello che noi cercavamo in un residence, c'era il wifi gratuito, la televisione con lo schermo piatto, insomma tutto quello che si può volere da una vacanza di una settimana in un residence, insomma c'era davvero tutto. Allora, detto questo, parliamo della Croazia. Noi abbiamo deciso di alloggiare a Malinska. Malinska si trova qua. Allora, questa è l'isola e noi eravamo qua e l'abbiamo scelto perché è a metà più o meno come posizione, è a metà dell'isola e quindi questo ci avrebbe permesso di girare poi tutta l'isola rimanendo in un punto abbastanza strategico. Quindi quello che noi abbiamo fatto è fare un solo viaggio fuori dall'isola, quindi siamo andati a vedere la città di Fiume, città molto bella, anche quella molto ben tenuta, davvero molto suggestiva, con dei bellissimi paesaggi. Tra l'altro c'è anche nella via principale, ci sono dei pannelli che ripercorrono un po' tutta la storia, quindi vi parlano anche di quando l'Istria era italiana, vi parlano poi di tutto quello che è successo, di quando è diventata una parte jugoslava, insomma, vi parlano un po' di tutta la storia, è anche interessante quel percorso lì, quindi potete fare il percorso storico volendo. Poi le altre giornate abbiamo deciso di dedicarle all'isola e adesso cerco di farvi vedere tutto quello che noi abbiamo visto. Allora, per prima cosa noi siamo andati a vedere Kirk, la città di Kirk, che rimane un po' più in basso, è qua. Anche questa è una città molto carina, è la capitale dell'isola, quindi è un pochino più grande, è suggestiva, davvero molto suggestiva e quello che noi abbiamo fatto, che insomma tornassimo indietro forse faremmo in modo diverso, siamo arrivati lì nel tardo pomeriggio pensando che fosse una cittadina molto molto piccola. Invece in realtà è più grande di quello che noi ci aspettavamo. E ci siamo resi conto che forse sarebbe necessario dedicare più tempo a quella città. Quindi, se andate, tenete presente magari che almeno una mezza giornata intera la richiede, perché è davvero bella, quindi merita davvero insomma, una visita più lunga. Inoltre, ci sono tanti locali, ci sono tanti bar, quindi se desiderate magari prendervi un caffè o prendervi qualcosa in un bar potete almeno avere il tempo anche per fare questo. Noi invece siamo andati lì e ci siamo resi conto che eravamo un po' di corsa, ma questo vabbè, non importa. Poi quello che abbiamo fatto è andare a vedere una chiesetta in pietra che si trova vicino a Punat, che è più in basso, quindi rimane, aspettate che cerco di farvela vedere. Ecco, Punat è qua, quindi più in basso rispetto a Kirk. Non so se si vede, secondo me con questa luce si vede poco, comunque qua più in basso. E a Punat c'è questa chiesetta millenaria, tutta di pietra, è il monumento più antico di tutta l'isola ed è veramente molto carina. Purtroppo non è visitabile dentro, però c'è un cancello attraverso il quale riuscite comunque a vedere anche gli interni.
Ed è proprio sulla strada. Noi all'inizio non riuscivamo a trovarla perché pensavamo che fosse immersa in un bosco, invece è proprio sulla strada, quindi la trovate sulla strada. Ed è insomma carina, è una tappa da fare, carina. Poi un'altra località che abbiamo visto è Basca. Questa è più, ancora più giù, più in fondo all'isola. Questa è quella che a me è piaciuta più di tutte. È un porticciolo alla fine, però comunque molto suggestivo. Ci sono dei paesaggi incredibili, perché davvero la Croazia ha dei paesaggi molto belli. Il mare è pulitissimo, le spiagge sono pulitissime, quindi insomma tutto positivo davvero. E questa è la cittadina che a me personalmente è piaciuta di più. Poi siamo stati a Vrbnik, credo che si pronunci, che rimane invece più su, quindi abbiamo fatto proprio tutto il giro, siamo andati su, e questa è una cittadina che abbiamo visitato, diciamo un po' così l'ultimo giorno, quasi come ripiego perché non eravamo sicuri di volerci andare. E devo dire che invece era molto bella, è una cittadina più arroccata rispetto alle altre, quindi rimane un pochino più su, offre davvero un bellissimo paesaggio, delle vie caratteristiche, delle stradine caratteristiche, degli angoli molto suggestivi, quindi insomma davvero è consigliatissima. L'ultima cosa che volevo segnalarvi è che sull'isola vengono proposte delle gite turistiche di un giorno che con un battello praticamente vi permettono di vedere tutte le zone dell'isola più inesplorate e meno raggiungibili con la macchina. Quindi insomma queste gite durano un giorno e vi fanno proprio vedere tutte le zone più belle dell'isola. Vi offrono il pranzo, vi fanno fare delle soste per le fotografie, insomma, quindi è veramente anche questa una buona occasione che noi non abbiamo sfruttato, devo dire la verità, però il prezzo è davvero basso perché abbiamo fatto i conti e un giro in battello di una giornata intera con, mi sembra fossero quattro tappe, con l'avvistamento dei delfini, con la spiaggia, con il pranzo a bordo. Costava, mi sembra, sui 30 euro a testa, quindi veramente bassissimo, cosa che in Italia già per fare un giro di mezz'ora in un battello è facile che partano 20 euro per mezz'ora, quindi figuratevi tutto il giorno. Quindi davvero da quel punto di vista i prezzi li ho trovati estremamente, ma estremamente competitivi. Quindi insomma, forse se tornassimo indietro rifarei, insomma, rivaluterei l'opportunità di fare questo tipo di gita. Non l'abbiamo fatta per una serie di motivi che adesso non vi sto a spiegare perché sarebbe lunghissimo, però insomma, poteva valerne la pena. Mi sembra di non aver dimenticato niente, mi sembra di avervi detto tutto. Io vi consiglio davvero di andare a vedere la Croazia perché spesso è un po' sottovalutata, magari non è, come dire, una località che forse viene subito in mente quando si pensa alle località più turistiche, alle località di vacanza, ma davvero io vi consiglio di tenerla in considerazione, di andarla a vedere perché è molto molto carina, ve lo assicuro, ci sono dei paesaggi davvero belli. Quindi mi fermo con questo video, spero di avervi dato a grandi linee tutte le informazioni di cui potevate aver bisogno. Se volete sapere qualcosa di più, che magari non ho detto nel video, scrivetemelo nei commenti, vi rispondo volentieri. E mi fermo, vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Date un'occhiata alle playlist così potrete vedere tutto quello che, tutti gli argomenti che io tratto nel mio canale. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi mando un bacio enorme e vi aspetto per il prossimo video.